Nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amen. Signore Gesù, ci mettiamo alla tua santa e divina presenza per iniziare questa meditazione, accompagnata dall'aiuto dello Spirito Santo che invocheremo dopo aver protestato dinanzi alla tua eterna maestà, la nostra miseria, indegnità, imperfezione e bisogno di tutto da te, che sei l'unico perfettissimo, degno di lode, gloria e adorazione da parte di ogni creatura. Deus meus totocorde penite me omnium eorum peccatorum, ea quo detestor, quia peccando non solo un pena, sati ius statuta spromeditur sum, se presenti qui offendite summum bonum artignum qui super omnia diligaris. Ideo firmiter propono adiuvante gratia tua, decetur o meum peccatorum, peccandique occasiones proxima sfugiturum. Amen. Veni creato spiritus mentes tuorum visita emple superna gratia che tu creasti pectora. Dice Rispanachitus ad altissimi donum Dei, fons vivus ignis caritas et spiritali sunsi. Tu septiformis mundi, redigitus paterne dextere, tu rite promissum patris, sermone dita scuttura, accende lumen sensibus, infunde amore in cordibus, infirma nostri corporis, virtute firma sperpeti. Ostem repellas longius, facenque dona sprotinus, ductore sic te previo, vitemus omne noxium. Per te sciamus da Patre, unoscamus atque filium, te quidriusque spiritum, credamus omni tempore. Deo Patris sit gloria, ac filio via mortuis, surrexit ac paraclito in seculorum secula. Amen. Emitte spiritum tuum et crea puntur, et renovamus pace in terre. Amen. Dalla vita interna di Gesù Cristo di Suor Maria Cecilia Bai. Libro terzo, capitolo quarto, ciò che operò il Figlio di Dio nel suo interno, dal ritorno a Nazareth all'inizio della predicazione. Parte quinta. Arrivo a Nazareth, la volontà del Padre manifesta alla Madre la volontà del Padre. Continuando il nostro viaggio e riempiendo quelle contrade di benedizioni, arrivammo in breve alla nostra patria. Ringraziato il Padre della cura avuta di noi, prima di entrarvi lo pregai che, siccome era stata molto desolata per la vostra partenza, benché per breve tempo, così si degnasse di mandare qui la sua grazia e riempire i cuori di allegrezza per il nostro ritorno. Lo pregai di farlo per l'amore che a me, suo diletto figlio, portava e per l'obbedienza da me prestatagli, il che fece il padre con molta abbondanza. Entrato in Nazareth con la diletta madre, quella città si riempì tutta di allegrezza, eppure non vi fu chi pose attenzione a quel beneficio, eccetto poche persone affezionate alla mia diletta madre. E queste, per essere donne semplici, non erano credute da alcuno quando manifestavano ciò che avevano conosciuto e provato. Entrati in casa, prima di prendere qualche riposo, adorammo il Padre mio. E di nuovo si resero da noi le grazie a tanta sua bontà, e ogni giorno, finché io vissi qui con la diletta madre, era da noi ringraziato il Padre mio, in particolare e in modo ineffabile del mirabile mistero della mia incarnazione, che qui si era operato, e lo ringraziavo sempre in nome di tutto il genere umano. E poiché già vedevo come i miei fratelli avrebbero mancato molto nel ringraziamento, per questo procurai io di supplire a tutte le loro mancanze. Offrivo questi miei ringraziamenti al Padre, gli erano molto graditi e gli erano ben dovuti da tutti i miei fratelli. Vedendo che essi avrebbero in ciò mancato molto, lo pregai di ispirarli e dar loro luce da poter conoscere il grande beneficio che aveva fatto loro, donando loro me stesso, suo diretto ed amato figlio. Mi promise di farlo il padre e non manca di eseguirlo. Molti riconoscono il beneficio ineffabile, servendosi della luce e delle ispirazioni, non mancano di soddisfare all'obbligo del dovuto ringraziamento. Di questi molto si compiace il Divin Padre,
e concede loro sempre maggiore luce, infondendo nelle loro anime la sua divina grazia. Molti però vivono del tutto dimentichi e con grande ingratitudine si mostrano verso il Padre mio. Al quale molto dispiacciono, restano privi perciò di molta grazia che concederebbe loro se si mostrassero grati col dovuto ringraziamento. Grande fu il dispiacere che sentii per tanta ingratitudine e dimenticanza dei miei fratelli, e perciò pregai il Padre di perdonarli, di illuminarli e di far conoscere il grande beneficio fatto loro. Vedevo, sposa mia, come il nemico infernale si sarebbe adoperato con tutto il suo potere perché i miei fratelli si dimenticassero di un tanto beneficio. Egli conosce che per questa dimenticanza molte anime vanno in perdizione e restano prive di molte grazie. Infatti, se le anime riflettono il beneficio fatto loro dal Divin Padre, donando me, suo diletto figlio, come loro redentore, non vi è dubbio che approfitterebbero del dono e riflettendo l'amore del Padre mio verso di loro non potrebbero non corrispondere a tanta grazia, donandosi tutte a lui e riamando chi tanto le amò e beneficò. Perciò pregavo molto il Padre che a confusione di tutto l'inferno desse sempre più nuova luce e nuova grazia a tutti i miei fratelli perché riconoscessero tanto beneficio e si impegnassero a ringraziarlo di tanta bontà e a corrispondere a tanto amore. Mi promise il padre di fare tutto ciò che gli domandavo, e vedendo che con tanta luce e con tanta grazia molti non avrebbero corrisposto e avrebbero vissuto del tutto dimenticati e non si sarebbero mossi mai a riamare tanta bontà, ne sentii maggior pena, e molto grande fu perciò il mio dolore. Non mancavo di offrire al padre l'amore che io gli portavo, in supplemento di tutta l'ingratitudine e disamore che avrebbe ricevuto da tanti miei fratelli. Gradiva molto il padre queste mie offerte, ed io di ciò mi rallegravo, perché ero sufficiente a rendere a lui quel tanto che dai miei ingrati fratelli gli veniva negato, ed a supplire a tutto ciò in cui essi mancavano. Il padre mio era più soddisfatto di una sola delle mie opere, benché minima, che di quelle dei miei fratelli unite insieme, anche se fossero state tutte perfette. Terminate le divine lode e i ringraziamenti al Padre, prendemmo qualche breve riposo perché l'umanità sentiva la stanchezza del patimento. Dopo pregai il Padre che si degnasse di manifestarmi la sua volontà riguardo a quello che dovevo operare e all'ora in cui dovevo iniziare la mia predicazione. Già sapevo tutto, ma non mancavo mai di umiliarmi, chiedendo al Padre mio il suo beneplacito in tutte le cose e mostrarmi a lui in tutto soggetto e obbediente come vero figlio. Mi manifestò il Padre che si avvicinava l'ora in cui dovevo iniziare l'opera così importante della predicazione, tanto da me bramata per manifestare al mondo le sue grandezze e far conoscere ad ognuno le sue infinite misericordie. Perciò mi offrii di nuovo a lui, pronto ad eseguire la sua divina volontà. Lo pregai della sua continua assistenza alla mia diletta madre, di confortarla sempre con la sua grazia, di darle spirito e forza per soffrire i grandi patimenti che avrebbe sostenuto in tutto il tempo della mia predicazione, per le contraddizioni e persecuzioni che io avrei patito e sofferto e per la solitudine in cui ella restava. Assicuratomi di tutto l'amoroso padre, lo ringraziai e andai alla diletta madre a manifestarle che era volontà del padre di iniziare la mia predicazione. La consolai e l'animai a soffrire la mia lontananza. L'assicurai che spesso sarei tornato da lei per consolarla con la mia presenza. Si gettò a terra la diletta madre ed adorò gli ordini del mio divin padre e tutta si uniformò al suo volere. Fu ferita da acuto dolore,
prevedendo già i patimenti e le persecuzioni che io in questa predicazione avrei sofferte. Mi domandò che tutto ciò che soffrivo io nella mia umanità, lei lo potesse sentire nel cuore e nella sua umanità provasse parte di quei patimenti che avrei sofferti io, come fame, sete, stanchezza ed altro, per potermi essere in tutto fedelissima compagna ed imitatrice. Le promisi tutto ciò che mi chiese per renderla consolata e darle occasione di meritare molto. Questa grazia, insieme a lei, la domandai al Padre mio che mi promise di renderla in ciò consolata. La prevenni però e le dissi i molti patimenti e le gravi persecuzioni che avrei sofferto, ed ella tutto amore mi ripeteva: Amato figlio, saprò le vostre necessità e non potrò darvi alcun soccorso, sentirò come voi patirete sete e fame e non potrò darvi alcun ristoro, neppure il refrigerio di una stilla d'acqua, vi sentirò stanco ed affaticato e non potrò darvi alcun luogo per riposarvi. Voi starete la notte in campagna e per le strade, e questa casa non vi potrà servire di riparo. Vi sentirò afflitto, abbandonato e non potrò dirvi una parola di consolazione. Vi sentirò calunniato e perseguitato e non potrò dire una parola in vostra difesa. Amato figlio, quanto grande, quanto amaro sarà il mio dolore. Come soffrirà il mio cuore nel vedere in voi la maestà del mio Dio ridotta in tanta bassezza, in tanti patimenti, ed essere tanto oltraggiata, vilipesa e derisa. Si inteneriva molto il mio cuore nel sentire le parole della diletta madre, e compassionando al sommo il suo dolore, l'animavo al soffrire, ripetendole che quella era la volontà del Padre. Ella, tutta ad essa, si uniformava ed abbracciava con gran cuore le pene che per amore mio avrebbe sofferte. E diceva: Godo solo perché vi sarò compagna nel patire, ma il desiderio mio sarebbe di patire io sola. E perché è indispensabile il vostro patire? Anch'io concorro con la volontà del Divin Padre, e come madre vi sacrifico e vi offro tutto al Padre perché si esegua in voi perfettamente il suo volere. Andate pure, amato figlio, ad eseguire la volontà del vostro Padre Celeste, e fate conoscere al mondo le sue grandezze, l'infinita bontà e la misericordia che ha usato verso il genere umano. Io mi consolerò e mi rallegrerò del fatto che per mezzo vostro il Divin Padre sarà da molti conosciuto ed amato, e da molti sarà magnificato e lodato. Mi rattristerò per quelli che contraddiranno la vostra celeste dottrina e divina sapienza, e non mancherò di unirmi a voi di supplicare il Divin Padre per la loro conversione. Queste parole mi diceva la diletta ed amorosa madre, ed io godevo molto nel sentirla tanto uniformata e costante in così gravi dolori, perché l'amoroso suo cuore soffriva una pena inenarrabile, e a proporzione dell'amore sentiva la pena e il dolore per i patimenti dell'oggetto amato. E siccome ella viveva più in me che in se stessa per via d'amore, così per quello stesso amore sentiva le pene che dovevo soffrire io, più che se le avesse sofferte tutte lei sola, essendo proprio dell'amore far sentire all'amante le pene dell'oggetto amato assai più che le proprie. Offrii al Padre mio l'amore nobile e forte della mia diletta madre e lo pregai di dare ai miei fratelli una parte almeno di così grande e costante amore, e perché si rendano capaci di riceverlo, lo pregai di degnarsi di prevenirli con la sua luce, con la sua grazia, affinché imitino la diletta madre nel patire e soffrire per amore di chi tanto per essi avrebbe sofferto e patito. Di ciò lo pregai con tanta insistenza, e il padre mi promise quanto gli avevo richiesto, e difatti non manca di eseguirlo. Però i miei fratelli non corrispondono alla luce e alla grazia, perciò sono privi di amore, per questo non sanno soffrire cosa alcuna, per chi tanto ha sofferto e patito per essi. Gran pena mi era, sposa mia, vedere i miei fratelli tanto trascurati e non far conto alcuno di tutto quello che io avrei sofferto e patito per la loro salvezza. Li vedevo disprezzare la luce e la grazia che il Padre mio avrebbe dato loro, per
perché si accendesse nei loro cuori l'amore e con l'amore il desiderio di patire, e l'uniformarsi al divino volere nei patimenti e nelle contrarietà, a imitazione della mia diletta madre. Vedevo nei miei fratelli tanta trascuratezza, tanto disamore, tanto disprezzo per quelle grazie che loro meritavo, non tralasciavo però mai di domandare per essi nuova luce e nuova grazia, e di far tutto ciò che il Padre mio aveva decretato per la loro eterna salute e redenzione. Laudentur Jesus et Maria. Abbiamo ascoltato questo brano molto significativo. La seconda parte ci manifesta più di qualcosa del cuore immenso della Santissima Madre. È un cuore veramente non soltanto colmo di amore, ma colmo di ogni eroismo. Poi nella seconda parte ci soffermeremo. Su questo. Nella prima parte, ecco, abbiamo visto Gesù e Maria che tornano a Nazareth. Gesù che chiede al Padre di manifestargli la sua volontà, che questo è un particolare molto edificante, no? Lui che sa già tutto, però continua in continuazione a chiedere al Padre che gli manifestasse tutto qua, come se lui non lo sapesse, no? Per il discorso. Scusa un attimo. Quindi Gesù continua ad essere sempre figlio obbediente, servo obbediente, si rivolge al Padre quasi come se non sapesse quello che doveva fare. Ecco, per darci anche un esempio grande di dipendenza e anche dell'importanza di imparare a chiedere al Padre che ci manifesti la sua volontà, perché il Padre la sua volontà la manifesta evidentemente a chi glielo chiede con umiltà. E con sincero volontà, con sincero desiderio di conoscerla. Ora attenzione, dovevano prendere riposo, ma prima adorano il Padre e lo ringraziano. E attenzione, il ringraziamento era una costante della preghiera di Gesù e Maria fino a quando sono stati insieme. Nella seconda parte di questo primo paragrafo, il Signore fa delle considerazioni sulla nostra mancanza di ringraziamento abbastanza gravi. Ecco, qui, come sempre, non si tratta di doversi spaventare o di doversi mettere paura, però dobbiamo anche prendere coscienza di alcune cose che non funzionano e sistemarle fino a quando siamo in tempo, perché la lode e il ringraziamento. Parte che sono le forme più alte di preghiera, ma noi a queste, attenzione, siamo tenuti. Cioè, non è una cosa che dici, sai, vabbè, oggi ho voglia di ringraziare il Signore, fammelo ringraziare, va, perché insomma ogni tanto gli dico grazie, sarebbe pure giusto, perché sai. No, non è come dire, un optional facoltativo. Perché la gratitudine, l'ho già detto tantissime altre volte, qui ci vuole sempre un po' di buona formazione, e su questo fa bene leggere, vedete, i libri un pochino più formativi, apro una piccola parentesi, ed anche ascoltare le catechesi un pochino più formative. Faccio un esempio. Per esempio, uno dei libri che ho scritto, che è La vita morale e le virtù cristiane, da un punto di vista formativo è assolutamente fondamentale. Perché le cose che ho appena detto lì si trovano ampiamente spiegate. Cioè, parlando delle virtù cardinali, la virtù cardinale della giustizia c'ha 9 parti addirittura, di cui la più grande è la religione, ma una di esse è la gratitudine.
Quindi capire che la gratitudine è una parte integrante della virtù cardinale della giustizia e capire che la giustizia consiste molto semplicemente, come già sapevano i romani, nel suum cuique tribuere, cioè dare a ciascuno il suo. Il suo vuol dire ciò che gli spetta di diritto, chiaro? Non di concessione. Di diritto. Dio ha diritto alla nostra gratitudine, gliela dobbiamo rendere, cioè se gliela rendiamo non gli facciamo un favore, facciamo, diceva la mia santa mamma, mezza parte dell'obbligo nostro e manco tutto. È peccato non ringraziare il Signore, capito? Perché è una mancanza a una parte della virtù cardinale della giustizia. Stessa cosa vale per le catechesi più formative. Lo dico perché ieri sera io stesso, facendo la catechesi sul catechismo romano del Concilio di Trento, per me proprio è un godimento assoluto. Cioè, io quelle cose le so, non è che non le so, però vederle scritte in quel modo così chiaro, così preciso e così profondo, è per me un godimento. Che cosa succede? Vai a vedere gli analytics di YouTube, c'è cioè lo short ovviamente che c'ha 120.000 visualizzazioni, c'è cioè la puntata del catechismo del romano che ce n'ha 1.500 per esempio, no? Dispiace, d'accordo, ma mi dispiace non perché è una cosa che ho fatto io, me ne importa a me, perché questa capisco che è lunga, non è 45 secondi di short, è 45 minuti, anche 50 di catechesi. Capisco che l'argomento non è molto accattivante, no? Cioè, non è sul diavolo, non è sugli argomenti che vanno forte, no? Il diavolo, gli atti impuri, oppure io non tratto di queste cose, però la profezia X, la profezia Y, la situazione della Chiesa, chi è succede, che non succede, queste sono altre cose che vanno molto forte. Ma le cose che dobbiamo meglio curare non sono le cose che vanno forti, sono le cose che fanno bene alla nostra anima. Ecco. Oggi Gesù ci fa una lezione, ricordate anche nelle... Come dire, nelle meditazioni precedenti, ormai di molto precedenti, l'importanza del fare l'agimus tibi gratias alla fine del pasto. Quanto Gesù ha detto che è una cosa grave non fare, non ringraziare Gesù alla fine di quando abbiamo mangiato. Non è una cosetta così, dice, vabbè, ho fatto un pensiero inutile. No, dobbiamo farlo e così dobbiamo ringraziare il Signore. Chiaramente chi usa la preghiera liturgica della Chiesa, quindi breviario o la liturgia delle ore, grazie a Dio, è un po' coperto da queste cose perché lì queste cose sono proprio deputate a questo, no? Ecco. Quindi, capite? Tuttavia... La gratitudine, la prima grande cosa a cui il Signore ci richiama. Dice Gesù: vedevo come i miei fratelli avrebbero mancato molto nel ringraziamento, e per questo procurai io di supplire a tutte le loro mancanze. E attenzione, a un certo punto, dice, molti però vivono del tutto dimentichi e con grande ingratitudine verso il Padre mio, al quale molto dispiacciono e quindi restano privi di molta grazia che concederebbe loro se si mostrassero grati col dovuto ringraziamento. Quindi chi non ringrazia, primo perde un sacco di grazia di Dio, perché Dio non gliene dà. Perché per averle lo devi ringraziare, cioè io tante volte, ho tante volte detto, questa è una mia debolezza, la cafonaggine è una cosa proprio brutta, ma diventa proprio inqualificabile e orribile quando questa è rivolta nei confronti di nostro Signore. Ma scusate, ma quanti cafoni si deve sopportare il nostro Signore la mattina e la sera? Tutti quelli che bestemmiano come scaricatori di porto, ma che razza di cafoni sono? Già in se stessi, perché la bestemmia è proprio il distintivo dell'ignorante
del cafone, del buzzurro, del maleducato e della persona inqualificabile. Basterebbe questo, almeno per un pochino di sano amor proprio, per togliersi questo vizio. Ma poi nei confronti delle domine Dio, che tu dovresti stare prostrato ininterrottamente, che non devono fare i musulmani, dobbiamo farlo noi questa cosa qui, non i musulmani. I musulmani hanno copiato da noi questa cosa qui, perché una volta, quando ci credevano, i cristiani stavano tutti prostrati, tutti, tutti, come re magi, che prostrati lo adorarono, altro che stare in ginocchio con le commedie che sono state dette sul mio cuore, in ginocchio, non in ginocchio, peccato, non peccato, prostrati si dovrebbe stare. E anche questo sarebbe mezza parte dell'obbligo nostro e manco tutto. Quindi però non soltanto si perdono le grazie, ma più sotto dice come, vedevo sposa mia, come il nemico infernale si sarebbe adoperato con tutto il suo potere perché i miei fratelli si dimenticassero di tanto beneficio. Perché egli conosce il diavolo che per questa dimenticanza ho molte anime vanno in perdizione, addirittura. Quindi non solo restano prive di molte grazie, si va in perdizione. Anche qui io sto leggendo quello che ha detto nostro Signore, non l'ho detto io come mia invenzione. Sto ripetendo le parole scritte a pagina 328 della vita interna di Gesù Cristo di Suor Maria Cecilia Bai. Quindi questo tanto peraltro, se non ricordo male, non so se, sicuramente c'è il processo di beatificazione, non so se è serva di Dio, perché se fosse venerabile Suor Cecilia Bai, dovrò andarla a controllare. Faccio un attimo una. Perché se fosse venerabile, sapete che significa? Questi scritti, che per ora si possono certamente leggere con fede umana, vorrebbe dire che quando uno è venerabile hanno passato il vaglio come dire, della Chiesa. Ah, però era ancora serva di Dio, ok. Non è stata ancora fatta venerabile. Preghiamo che divenga fatta venerabile presto. In ogni caso, io per quanto mi riguarda, dal basso della mia, come dire, umile persona, che sacerdote comunque e spero conoscitore fedele della dottrina cattolica, non ho mai visto nulla che con essa si opponga, perché altrimenti mi guarderei bene dal farci le meditazioni. In ogni caso, la mancanza di gratitudine abbiamo capito che è un problema serio. Dopodiché, avviene la manifestazione della volontà del Padre e Gesù deve dirla a sua madre. E glielo dice. E qui guardate anzitutto il comportamento di Maria Santissima. Si getta a terra e adorò gli ordini del mio Divin Padre, cioè numero uno. Cioè quella per lei è stata una coltellata, cioè una botta che non la capiremo mai noi in questa vita. Ma si getta a terra e adora i doveri del Padre e tutta si uniformò al suo volere. Ecco Sant'Alfonso, è l'uniformità alla volontà di Dio. Però fu ferita da acuto dolore, perché più ancora che per le sue sofferenze, per i patimenti che lei prevedeva e le persecuzioni che avrebbe sofferto Gesù durante la sua predicazione. E la prima cosa che chiede non è: no, rimani qui, no, ma tutte le sofferenze che tu dovrai patire, fammele patire anzitutto a me. Anche se poi aggiunge più avanti, dice, se fosse possibile, il mio desiderio sarebbe di patire io sola. La Madonna sapeva bene che questo non era possibile, perché le sofferenze di Gesù erano le sofferenze del Figlio di Dio fatto uomo, quindi erano le sofferenze della redenzione. Nulla può sostituire le sofferenze e il sacrificio di un uomo a Dio, nemmeno quelle della Madonna, perché la Madonna è innocente, ma non è una dea. E quindi non avrebbe mai la capacità di offrire al Padre
un sacrificio di valore infinito, proprio per la dignità della persona che lo offre. Impossibile. E poi tutte quante le cose che dice, noi non ci pensiamo, no? Saprò le vostre necessità, non potrò darvi soccorso. So che avrete fame e sete e non potrò darvi ristoro. Vi sentirò stanco e faticato, non potrò darvi un luogo per riposarvi. Cose verissime. Una notte Gesù dormiva in campagna, dormiva per strada durante i 3 anni di vita pubblica. Lui non ha scherzato con la povertà evangelica. Dice, qui c'è questa casa dove avete abitato. Ci sto io, ma non servirà più per darvi riposo. E dovrò sapervi che dormite ramingo. Vi sentirò afflitto e abbandonato, non potrò dirvi una parola di consolazione. Vi sentirò calunniato, perseguitato e non potrò difendervi. Entriamo nel cuore di Maria. E poi, la cosa ancora più grande, soffrirà il mio cuore nel vedere in voi la maestà del mio Dio ridotta in tanta bassezza, in tanti patimenti, ed essere tanto oltraggiata, vilipesa e derisa. Quindi impariamo anche da Maria. Quando vediamo, e oggi lo vediamo dovunque, la maestà di Dio ridotta in bassezza, oltraggiata, vilipesa, derisa, ci viene tanta volta lo sdegno, la rabbia e la voglia di reagire. Però la cosa più importante è offrire la sofferenza del vedere quelle cose. È soffrirci e offrirla quella sofferenza. E se ne esce poi dicendo, ovviamente godo solo perché gli sarò compagna nel patire, anche se il mio desiderio sarebbe di patire da sola. E poi, vedete la sua uniformità alla volontà di Dio, che non è fatta a chiacchiere, ma a fatti. Andate ad eseguire la volontà del vostro Padre Celeste, quindi non vi preoccupate di me e delle mie sofferenze, fate conoscere al mondo le sue grandezze e l'infinita bontà, perché io mi rallegrerò del fatto che il Divino Padre sarà conosciuto. Quindi impariamo, cioè qui non c'è niente da meditare e da commentare, sono parole talmente perfettissime come tutte quelle che diceva la nostra regina, che sono semplicemente da cogliere, da fare nostre e da imitare. E Gesù rincara, dice, guardate che ricordate che lei sentiva le pene più che se l'avesse sofferte le mie. Più che se le avesse sofferte tutte lei sole, perché? Perché viveva più in me che in se stessa per via d'amore. E quando si ama veramente, e questo è così, quando si ama veramente, che cosa succede? Possiamo anche capire se amiamo qualcuno veramente. Che si sentono le pene dell'amato più che se fossero le proprie. Cioè, se tu ami veramente una persona, ti sacrifichi per lei, no? E se dovessi essere messo in questa alternativa, guarda, c'è sta cosa. Se tu soffri questa cosa, si risparmierà questa sofferenza alla persona amata. Non ci sta troppo a pensare. Che dici? Se la risposta immediata è sì, vuol dire che è un amore vero, un amore sincero. Generalmente questa forma edificante di amore, salvo le storture che si vedono da qualche parte nel nostro brutto mondo, si dovrebbe riscontrare nella madre nei confronti del figlio. Qui, in quello che la Madonna dice, il desiderio mio sarebbe di patire io sola, c'è anche sicuramente in maniera subordinata, ma c'è anche il suo essere mamma. Una madre non vorrebbe, cioè una madre immediata non ci starebbe, non ci penserebbe neanche un istante di immolarsi per risparmiare le pene a un figlio. Questo vale anche per le altre forme d'amore. Questo dovrebbe per esempio volere anche nell'amore sponsale. Prometto di esserti vedere sempre nella gioia, nel dolore, nella salute, nella malattia, di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Ma questo, adesso non voglio far scendere il contenuto di questa meditazione, una proprietà di questo dice, vabbè, immolarsi no, però sono talmente tante piccole cose, cioè, che se uno ci avesse voglia di santificarsi nel matrimonio, ha voglia a te, no?
piccolissime cose, quindi anteporre sempre, per esempio, i desideri dell'altro ai propri, sempre. A partire dalle cose più sciocche, cioè, che ne so, come usare il tempo libero, gli hobby. A tua moglie piace tanto fare la passeggiata e a te piace tanto vedere una partita. Sto scendendo un po', però adesso chiudiamo subito che siamo. Però se tu lasci perdere la partita per passeggiare con tua moglie, questa è una grande cosa. Stai amando, stai anteponendo il bene della persona amata al tuo. E ti pare cosa può? Piccola cosa? Guardate che molti matrimoni saltano o funzionano per questa montagna di piccole cose, perché la vita quotidiana è fatta di piccole cose. Non sempre siamo richiesti di fare gesti eroici, insomma, le immolazioni. Quindi pariamo un pochino ad ascesi. Su questo Maria è una maestra unica, chi è consacrato a Maria Santissima, tanto per fare un po' di cose serie, però ne approfitti, si metta, chieda aiuto, impari da lei. Impari, perché è importante. Quindi, infatti Gesù dice, pregai il Padre di dare ai miei fratelli almeno un po' di così grande e costante amore. Com'è anche il nostro amore nei confronti di Gesù? Siamo capaci? Che facciamo nei confronti di Gesù? Siamo capaci? Perché quando uno ama, lo dimostra con quello che fa, lo dimostra col sacrificio, lo dimostra con lo spirito di immolazione. Che abbiamo fatto noi per il Signore fino adesso? E non si pensa a dire, ma il Signore non vuole niente da me perché lui mi ama, basta e avanza e non vuole niente, cioè noi, che gli posso dare io? Lui è tanto grande, io posso soltanto ricevere. No, no, questi sono tutti altri discorsi sciocchi questi qua, Tutte grandi cretinate, non si dia retta a questa roba qui, Signore le vuole come? Signore ha sete del nostro amore. Signore è contento dei nostri sacrifici. L'altro giorno stavo riguardando un capitolo del libro in pubblicazione con l'apparizione di Fatima, quando la Madonna disse ai pastorelli: Il Signore è contento dei vostri sacrifici, ma non vuole che portate la corda di notte e portatela soltanto di giorno. Tre ragazzini di 7, 8, 11 anni che saranno messa una corda nodosa come cilizio alla vita, e siccome non erano pratici, non c'erano il padre spirituale, quindi se l'hanno messa a porta un H24 e notte non riuscivano a dormire. La Madonna non gli ha detto: Uh, povere creature, ma il Signore non vuole queste cose da voi, andate a giocare. No, gli ha detto: Il Signore è contento, però da buona madre spirituale gli ha detto: Portatela di giorno, perché le regole quando si indossano queste cose, questo vale anche per. È che si indossano per un determinato tempo, arco di tempo. Può essere qualche ora, può essere una giornata massima, non quando si dorme, perché quando si dorme, se dopo non si dorme, diventa un problema, no? Diventano disordini. Ecco, quindi Gesù è contento delle cose che facciamo per lui, quindi non andiamo dietro alle favole e alle invenzioni, ecco, moderne, per cui tutto quello che un giorno era gradito al Signore adesso addirittura è diventato offensivo. C'è qualcuno che dice: come ti permetti, tu offendi, come se quello che ha sofferto Gesù per te non bastasse, perché se ne sentono di tutte. Quindi, mi raccomando, rimanere sempre sintonizzati con ciò che i nostri padri ci hanno insegnato, e ovviamente questi scritti che sono in piena armonia con tutta la tradizione spirituale ascetica della Chiesa, ci conferma. Grazie infinite, Signore Gesù, per tutto quello che anche oggi nella tua bontà ci hai detto e ci hai donato. E
che possiamo veramente prendere un grandissimo esempio di uniformità alla volontà di Dio, da te e dalla tua Santissima Madre, e ricorrere anche alla sua mediazione, al suo soccorso e al suo esempio, per comprendere davvero cosa significa amare te e cosa significa anche amare ed immolarsi per il nostro prossimo. Magnificat anima mea Dominum et exultavi spiritus meus in Deo salutari meo, qui respexit humilitate mancille sue, cenim ex hoc beata medicent omnes generationes, quia fecit mihi magna qui potens est, et sanctum nomen eius, e misericordia eius a progenie progenies timentibus eum. Fecit potentia in braccio suo, dispersi superbos mente cordis sui, deposit potentes de sede, et exaltavit humiles. Esurientes implevit bonis, divides dimisit inanes, suscepit Israel puerum suum, recordatus misericordiae sue, sicut locutus est a patres nostros, Abraham et semine eius in saeculo. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Agimus tibi gratias omnipotens Deus, pro universis beneficiis tuis, vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Deus, det nobis suam pacem, et vitam aeternam. Amen. Laudentur Iesus et Maria, noscum prole pia, benedicat Virgo Maria.